Buongiorno Gianvito D'Angelo, oggi appunto analizziamo la giornata dell'11 marzo, sempre come corredo all'intervista che ho rilasciato appunto a Trend Online, e vediamo appunto quattro delle principali azioni che ho analizzato e l'andamento dell'indice appunto per cercare di capire in un orizzonte temporale più lungo ma soprattutto settimanale, che è quello appunto che intercorre tra un'intervista e l'altra, appunto andiamo a vedere come ci potremo muovere. Vediamo. Allora, vi faccio vedere intanto il FTSE MIB alla chiusura appunto dell'11 marzo. Vedete il mercato che cosa ha fatto. Andiamo a analizzare un pochino la dinamica dei prezzi, che è abbastanza interessante andare a vedere da vicino. Mi avvicino meglio così potete vedere. Vedete, il mercato è andato sostanzialmente a comprare massimi, vedete con questa seconda barra di espansione. Che è, appunto era sostanzialmente una conferma della rottura del precedente livello, come vedete, livello che è appunto poi un pullback, che poi parliamo di storia recentissima perché parliamo appunto di lunedì 10, è andato sostanzialmente appunto a tenere come base di supporto quella che era definita prima una precedente resistenza, vedete che area 20.600 punti. Cosa potrebbe accadere? Beh, intanto, quando noi vediamo una precedente resistenza che diventa supporto, normalmente appunto il movimento, avendo generato un massimo più alto del precedente, vedete, cioè questo, dovrebbe andare almeno in area di precedenti massimi. Quindi mi posso aspettare un movimento appunto che arrivi in questa fase qui, che arrivi su questo livello qui, quindi lambire i 21.000 punti. Ma quello che di solito mi posso aspettare, chiaramente parliamo di un orizzonte temporale, in questo caso abbiamo detto nelle prime ipotesi un pochino più lungo, è quello che vada a lambire appunto e quindi a superare anche i precedenti massimi più alti, perché fino a prova contraria il trend è longo. In un'ottica di breve periodo, qual è il movimento, quindi il livello di prezzo che in qualche modo non mi devo andare a negare? Non mi devo andare a negare i 20.600 punti, area di precedente resistenza che adesso è diventata supporto, quindi minimi comprati, e che hanno portato appunto il mercato a fare praticamente una sorta di al momento doppio massimo, di area che non sappiamo ancora appunto se è stata comprata o venduta. Ma sul FTSE MIB, come in generale nel trading, lavorando su percentuali, e quindi su percentuali statistiche e non su certezze matematiche, che cosa devo andare a fare? Devo andare in qualche modo a vedere ciò che è accaduto e cercare di ripeterlo in qualche modo nel futuro. Per cui il trend è long fino a prova contraria, cioè fino a quando massimi non saranno venduti e minimi, che fino adesso sono stati comprati, non saranno quindi a loro volta ancora venduti. Quindi l'area di 20.600 punti in qualche modo da monitorare con molta attenzione. Andiamo a vedere adesso Azimut, l'altro titolo che appunto ho analizzato insieme a Davide Pantaleo, appunto della redazione di Trend Online. Vedete, Azimut è in perfetto trend long, guardate l'ordinamento delle medie, perfetto, vedete anche l'entità dei rilasciamenti molto regolari. Questo è un pattern, per alcuni di voi che forse lo conoscono, si chiama 1-2-3-4, per quelli che non lo conoscono lo andiamo a spiegare subito. In un trend long con medie perfettamente ordinate, e appunto vedete con un mercato che ha generato, vedete, dei massimi più bassi ogni candela su quello che fino a prova contraria è un ritracciamento, dov'è che si può cercare di entrare long? Al superamento del precedente massimo più basso in direzione del trend principale, per cui andremmo a tentare un'operazione long nel caso in cui il mercato appunto dovesse andare a superare in direzione del trend di fondo il massimo della candela precedente. Per quanto riguarda Mediolanum, vedete che è impostato un pochino peggio, perché vedete che la sequenza di minimi e massimi, vedete, guardiamo questo massimo del mese di gennaio e questo del mese di febbraio, non sono correttamente allineati a rialzo, vedete addirittura qui abbiamo un livello che è leggermente più alto del precedente, che è a ridosso dell'area cifra tonda 7 euro, e quindi qui diciamo non c'è un perfetto allineamento dei livelli e di conseguenza probabilmente il trend è meno forte, anche soltanto analizzando una porzione di grafico rispetto all'azione che abbiamo visto prima. Poi abbiamo analizzato UniCredit, vedete UniCredit invece al contrario ha fatto una giornata eccezionale dal punto di vista sia della performance percentuale che dal punto di vista proprio grafico, a livello proprio di impatto, e in questo caso non possiamo dire che l'azione non sia impostata bene a rialzo, ma quello che diciamo non è bello per un trader è quello di entrare in breakout, cioè al superamento di livelli poi importanti come questi che vedete addirittura
livello di 2 mesi precedenti. Per cui cosa si fa normalmente in un trend long quando le sequenze sono correttamente allineate, cioè massimi e minimi di swing più alti? Si aspetta un eventuale ritracciamento per entrare in direzione del trend principale. Quindi, ad esempio, se il mercato provasse a ritracciare sui livelli precedentemente superati al rialzo e provasse anche qui a darci conferma della tenuta di quel livello, quello potrebbe essere il primo livello utile per provare ad entrare long. Per concludere, vediamo Intesa San Paolo. Vedete, anche qui possiamo dire che il trend è perfettamente delineato. Anche qui medie perfettamente ordinate. Anche qui vedete c'è un ritracciamento che fino a prova contraria è tale, e quindi un trend long che al momento non è stato assolutamente compromesso. Cosa si può fare anche qui? In prossimità di alcune medie importanti e alla fine di un ritracciamento si potrebbe provare a entrare long, ad esempio, al superamento di precedenti massimi appunto di candele daily. Quindi, ad esempio, questo è un livello che si può prendere. Vediamo poi se il mercato nella giornata appunto di oggi, quindi 12 marzo, farà ad esempio pattern in quest'area, dove magari nella giornata, appunto in questo caso di giovedì, magari potrebbe darci modo di prenderlo appunto long in direzione del trend principale, quindi appunto cercando un movimento di questo tipo che dovrebbe portare fino a prova contraria il movimento almeno fino ai massimi precedenti. Nel caso in cui il mercato vada a violare il minimo precedente, in questo caso appunto il pattern viene invalidato e di conseguenza si passa ad analizzare un'azione che magari ci dà un setup più valido. Vi saluto, vi aspettate, vi saluto, vi volevo salutare appunto e darvi appuntamento direttamente alla prossima settimana. Gianvito D'Angelo, a presto.